amministrazioni offrire un servizio sempre più moderno ai cittadini italiani. Con passione e professionalità ci occupiamo di consulenza e formazione per le amministrazioni pubbliche e concorsi pubblici. In un anno, dopo il blocco della pandemia, abbiamo organizzato 119 concorsi, gestendo 1.200.000 candidature per oltre 38.000 posti. Supportiamo le amministrazioni anche con progetti di consulenza in ambito di formazione, performance, semplificazione, innovazione tecnologica, comunicazione. Da quasi 60 anni, Formez PA accompagna l'Italia nel proprio futuro. Rafforziamo la capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni per fornire a cittadini e imprese servizi più snelli ed efficienti. Negli ultimi 3 anni, il volume di attività dell'Istituto è quasi triplicato. Grazie all'impulso del Dipartimento della Funzione Pubblica, Formez PA continua a crescere e sarà il principale strumento al servizio del Paese per realizzare le grandi sfide della trasformazione digitale, amministrativa e ambientale. Su tutto il territorio siamo al fianco delle pubbliche amministrazioni, a sostegno del cambiamento. Formez PA, sempre un passo avanti. Buongiorno a tutti e benvenuti a questo primo appuntamento, al primo dei 4 webinar di presentazione del rapporto Formez 2022 presentato lo scorso 2 febbraio dai vertici del nostro istituto all'Associazione Italiana della Stampa Estera. Io sono Domenico Bonaventura e faccio parte dell'area comunicazione istituzionale e relazioni con le PA di Formez PA. Approfitto subito per dire che la chat è già aperta, vedo già che stanno scrivendo in tanti anche per porre eventuali domande a cui cercheremo di rispondere, di dare risposta al termine dell'ora di questo appuntamento. Vado veloce e andiamo subito con la presentazione dei relatori. Abbiamo Vincenzo Testa, che è direttore del Centro Studi e Attività Internazionali di Formez PA, per IGF il presidente Mattia Fantinati e Alessandro Valenza, Andrea San Marco, vice segretario generale di Union Camere, e Alessandro Benzia, direttore dello sviluppo capitale umano e dell'innovazione digitale di Formez PA. Io passerei subito a questo punto la parola a Vincenzo Testa, proprio per un cappello introduttivo, diciamo una introduzione proprio sul rapporto Formez 2022 che è stato redatto dal Centro Studi, che è diretto proprio da lui. Prego, Vincenzo Testa. Grazie, buongiorno a tutti, benvenuti. Vi ringrazio di essere presenti così numerosi. Solo poche parole per raccontarvi di questo rapporto, il primo rapporto di Formez per il 2022. L'obiettivo è quello di ripristinare e rilanciare una lunga e ricca tradizione di questo istituto nell'attività editoriale. Attività fondata e alimentata dal ruolo particolare che Formez ha quale osservatorio privilegiato nell'attuazione delle policy e dei processi pubblici. Da qui la scelta di affiancare a un tradizionale report con la descrizione dei risultati delle attività svolte nel 2021 anche una serie di approfondimenti tematici che, come sapete, hanno riguardato il tema della selezione del personale delle pubbliche amministrazioni, lo sviluppo delle aree interne e la transizione digitale, che è proprio l'oggetto dell'approfondimento odierno. L'obiettivo che ci poniamo è quello di mettere al servizio dei nostri associati, dei policy maker, della collettività, il patrimonio di dati e informazioni di Formez PA per offrire spunti di analisi e riflessioni su alcune delle tematiche più rilevanti, chiave per il settore pubblico. Quindi cominciamo oggi con il tema della transizione digitale e in primo luogo l'Internet Governance Forum con il suo presidente Mattia Fantinati ed Alessandro Valenza ci racconteranno l'Italia digitale oggi, così come risulta dal rapporto dell'Indice dell'Economia e della Società Digitale, il cosiddetto DESI, che annualmente la Commissione Europea pubblica.
Continuerà Andrea San Marco, vice segretario generale di Unioncamere, che ci racconterà poi perché una PA digitale è importante anche per l'economia, soprattutto per l'economia e il mondo delle imprese. Infine, il nostro Alessandro Benzia ci racconterà la prospettiva di Formez e quindi tutto quello che abbiamo fatto e stiamo facendo anche in prospettiva per assecondare la transizione digitale di questo paese. Quindi, grazie, mi raccomando per le domande, qui cercheremo di dare una risposta in fine di questa sessione. Buon ascolto e ripasso la linea al nostro Domenico. Buon ascolto. Grazie, grazie a Vincenzo Testa che ha giustamente richiamato tutti, un po' sciorinato i temi che andremo a trattare in quest'ora di webinar. Io darei a questo punto, lancerei la palla, se così si può dire, a Mattia Fantinati, presidente di Internet Government Forum, che ha scritto un contributo in relazione proprio al DESI sul rapporto, all'interno del rapporto Formez 2022. Prego, presidente Fantinati. Eccoci qua, buongiorno a tutti, non si sentiva. Grazie mille per l'invito, grazie anche a Vincenzo Testa per tutto il lavoro di continua comunicazione che mi ha fatto in questi mesi. Io sono presidente di Internet Governance Forum, ossia un'associazione che sotto l'egida delle Nazioni Unite si rifà all'Internet Governance, che è una piattaforma sempre delle Nazioni Unite, in cui andiamo a raccontare a livello globale, a livello mondiale, come sta avvenendo il processo di digitalizzazione nel paese. Noi chiaramente lo facciamo per l'Italia, siamo in continuo contatto sia con New York che con Ginevra, proprio le due sedi delle Nazioni Unite, per far sì che la digitalizzazione sia sempre più un processo multi-stakeholder, cioè portare tutti insieme, tutti gli attori, imprese, pubblica amministrazione, cittadini, università, comunità tecnica in un tavolo per capire quali saranno i possibili scenari della digitalizzazione. E vediamo un attimo come è messa l'Italia. Io quando ero sottosegretario mi sono occupato del tema, ero sottosegretario alla PA, e ho cercato di capire come è messa l'Italia a livello europeo. E parliamo prima del PNRR, prima del Covid. Io vi dico molto tranquillamente, la digitalizzazione della PA era un po' macchia di leopardo, ma sicuramente non eravamo messi male rispetto ai nostri, diciamo, vicini paesi europei, quindi parlo Germania, Francia, Inghilterra e quant'altro. Ora il PNRR ci dà una mano, il Covid ci ha insegnato che è possibile digitalizzare di più, che è possibile anche lavorare da casa. E non solo, ci ha insegnato che dobbiamo assolutamente digitalizzare di più, perché io quello che dicevo sempre, la pubblica amministrazione non deve essere autoreferenziale, ma deve dare servizi per il cittadino e per le imprese. Questo deve essere il nostro fine ultimo. È chiaro che noi abbiamo fatto insieme con il Formez un'analisi per capire quali sono un po' come sta l'Italia e quali sono i suoi sviluppi futuro. Lo diceva già l'Indice DESI, che ci metteva agli ultimi posti, ma io sono assolutamente ottimista perché il futuro è assolutamente roseo. Stiamo facendo dei grandi passi da gigante. Quello dove pecchiamo sono le competenze, sia a livello di pubblica amministrazione che quello di anche competenze private, quindi mancano le competenze, quindi le imprese fanno fatica ad assumere delle competenze, la PA si digitalizza un po' più difficilmente perché mancano le competenze. Ora io mi occupo di digitalizzazione adesso anche con tantissime PA che mi chiedono di aiutarle in questo processo. Il mio consiglio che posso dare, io vedo tante aziende che fanno, diciamo, compilano il piano triennale per l'informatica, compilano soltanto il documento. La digitalizzazione è un processo lento che va affrontato non solo con le competenze digitali, ma anche con potenze di tipo management, di tipo di pianificazione dal punto di vista legali. Ora, creare un processo di capacity building non è una cosa facile. Sto seguendo tante anche PA che cercano di digitalizzare, gli mancano molto spesso anche delle competenze proprie interne. È chiaro che
Il Formez sta facendo un lavoro immenso, ha un ruolo importantissimo perché permette di creare delle competenze che poi saranno la base della digitalizzazione e la base dell'innovazione. E questo è un processo che non è sicuramente un processo breve, è un processo che serve anni, ma è un processo che sicuramente continuerà nel tempo, perché la digitalizzazione continuerà per ridurre i costi e per migliorare i servizi, di modo tale che la PA può veramente essere il volano dell'Italia. La cosa che ci manca, come dicevo prima, sono le competenze. Quindi benissimo il Formez che si è un po' rispolverato negli anni, benissimo il lavoro che sta facendo il presidente Bonisoli. Noi come IGF ci siamo a disposizione, perché l'internet governance, il forum serve per portare tutti gli attori stakeholder a parlare della digitalizzazione. Facciamo continuamente eventi in cui, se voi volete chiaramente venire, siete assolutamente più che ben accetti, perché io credo che creare un capacity building sia la cosa fondamentale. Io vi ringrazio, mi fermo qui perché voglio dare spazio anche a chi ha redatto il documento e chi ha spiegato bene dove siamo e quale sarà il futuro della PA digitale italiana. Grazie. Grazie al presidente Mattia Fantinati, che ha richiamato attraverso la metafora della macchia di leopardo un po' la situazione relativa alla digitalizzazione del paese Italia rispetto soprattutto agli altri paesi europei, fermandosi chiaramente a un livello di superficie. Adesso cerchiamo di andare un po' più nel profondo con Alessandro Valenza di IGF Italia, che appunto ha redatto il contributo per il rapporto Formez 2022. Il microfono. No, non la sentiamo. Provi a parlare. No, non la sentiamo. No. E vogliamo, a questo punto passiamo al relatore successivo, in attesa che rientri il dottor Valenza. Andiamo al vice segretario generale di Union Camere, Andrea San Marco, a cui cederei la parola e a cui mi raccomanderei appunto di accendere il microfono. Grazie. Grazie a voi, grazie al Formez per questo invito. Il mio intervento si collocava dopo la presentazione alcune evidenze del lavoro che IGF ha svolto. La difficoltà tecnica mi costringe ad anticipare questo intervento, ma vorrei proprio cominciare dal fatto che esiste una perfetta sincronia tra l'ottimo contributo che il Formez ha proposto con il rapporto sulla transizione digitale e le evenienze che emergono dall'approfondimento che IGF ha fatto. I due approcci condividono, e mi aggiungo anche io, con l'esperienza che le Camere di Commercio italiane stanno portando avanti, sul fatto che oggi si posiziona in una maniera straordinaria, probabilmente anche unica per la coincidenza tra la definizione dei piani strategici e la disponibilità delle risorse sul PNRR, che offrono un'opportunità davvero straordinaria di capacità di incidere sugli obiettivi della trasformazione digitale. Dicevo che i due approfondimenti, il rapporto Formez e lo studio IGF, pongono con la stessa intensità l'attenzione sul tema delle competenze digitali.
Parto da questa perché, elencata sempre come un fattore trasversale della trasformazione digitale, oggi è sotto gli occhi di tutti che le carenze sulle risorse umane, sia nelle competenze dei cittadini che servono ad abilitarlo per l'accesso ai servizi pubblici, sia per le competenze del lavoro pubblico che deve operare, interagire con dei processi di trasformazione dell'organizzazione della pubblica amministrazione e che mettono un accento sulle nuove tecnologie e sui processi digitali che trovano il personale della pubblica amministrazione non sempre sufficientemente aggiornato e capace di interagire con questi nuovi progetti. Quindi certamente sottolineo la tematica del capitale umano, delle risorse umane, delle persone come una tematica centrale, come un'azione trasversale centrale che dovrà accompagnare certamente tutte le attività di trasformazione, tutte le progettualità che si stanno mettendo in campo. La seconda tematica che si mette in evidenza e che credo sia anche come esperienza facilmente percepibile da tutti noi è quella legata ai temi della connettività. Purtroppo il nostro paese è in ritardo nell'avanzamento del piano della banda ultralarga e questo fa sì che esistano ancora ampie zone del nostro paese, mi riferisco in primo luogo alle aree interne o ad aree non a forte caratterizzazione urbana, quelle che poi sono le cosiddette aree bianche, rispetto ai quali debbo far notare risiede il 70% della popolazione e che quindi rappresentando ancora un gap di accesso all'infrastruttura di qualità della connettività, oggi rappresenta anche un ostacolo alla buona fruizione di tutti i servizi digitali che privati, settore privato e settore pubblico possono offrire ai cittadini. La terza evidenziazione viene posta proprio, e forse questo è il vero focus del nostro incontro, sullo sviluppo dei servizi digitali della pubblica amministrazione. Ho visto scorrere nella presentazione delle persone che stanno partecipando a questo webinar una importante presenza di amministrazioni locali, di amministrazioni centrali. Io penso che ciascuno di noi abbia nelle sue attività, nel portafoglio delle proprie attività, un progetto di trasformazione digitale attivo, che ha magari un carattere molto micro, legato a una procedura, legato allo sviluppo di un servizio, ma è facile rendersi conto di come la trasformazione digitale sta permeando tutte quante le attività. Tuttavia, non posso non evidenziare che è insufficiente il lavoro che si è messo in atto con una forte accelerazione grazie alle risorse del PNRR in questo ultimo anno, in questi ultimi 2 anni, anche sulla spinta della necessità di riorganizzazione della pubblica amministrazione, che ha imparato dalla lezione dell'emergenza sanitaria la necessità e l'urgenza della costruzione di un nuovo rapporto di cittadinanza digitale con i cittadini. Tuttavia, credo anche che a ciascuno di noi è evidente che l'approccio prevalente oggi è ancora un approccio verticale, in cui ogni singolo pezzo della pubblica amministrazione, da quella centrale a quella locale,
includendo in questo anche naturalmente l'azione dedicata al mondo imprenditoriale delle Camere di Commercio, lavora sostanzialmente su uno schema della pubblica amministrazione organizzato per competenze e quindi organizzato per silos verticale. Mentre oggi credo possiate condividere con me il fatto che la reale urgenza si pone sull'aggregazione in famiglie omogenee, servizi per il cittadino, servizi per le imprese in primo luogo e all'interno di questa, nei vari momenti della vita del cittadino e dell'impresa, sforzo che comporta la necessità di un'aggregazione diversa dei servizi erogati dalle diverse pubbliche amministrazioni e di una capacità di dialogo e di interoperabilità tra i soggetti che ancora non è una realtà. Anche se su questo opera il PNRR con i progetti legati proprio alla semplificazione amministrativa, all'interoperabilità delle pubbliche amministrazioni, alla realizzazione di un più efficace sportello unico per le attività produttive, se penso al tema delle PMI. E quindi il PNR affronta queste urgenze e queste parole chiave contenute nel rapporto Formez con una puntuale risposta a livello di progettazione e di investimenti. Dedico gli ultimi minuti del mio intervento invece a rappresentarvi uno sguardo al mondo dell'impresa e della piccola e media impresa in particolare. Credo che sia noto a tutti il fatto che la pubblica amministrazione verso il mondo dell'impresa svolge ha certamente una responsabilità che è quella di rendere i territori attrattivi. La pubblica amministrazione è un fattore di attrazione e di localizzazione territoriale. Un buon territorio comporta anche una buona amministrazione. I sistemi competitivi si confrontano anche sulla qualità della pubblica amministrazione. Un secondo importante ruolo della pubblica amministrazione è quello abilitante. Pensate per esempio qualche anno fa a quello che è successo sulla fatturazione elettronica, obbligatoria per legge, ma milioni di imprese si sono dovute organizzare per la fatturazione elettronica. Hanno imparato a fare fatturazione elettronica, hanno imparato a comprenderne i vantaggi, si sono abilitati a uno scenario digitale. E questo avviene anche attraverso altri fattori abilitanti, come possono essere i pagamenti elettronici, come può essere il domicilio e l'identità digitale. In Italia oggi abbiamo una presenza registrata sull'anagrafe delle imprese, che è il registro delle imprese gestito dalle Camere di Commercio, di 6 milioni e 100 mila posizioni di imprese, di cui 1,5 milioni sono società di capitali, ma oltre 3,5 milioni sono imprese individuali. È chiaro che l'impresa individuale presenta nel rapporto con la pubblica amministrazione un approccio del tutto simile a quello del cittadino. Quindi sull'impresa individuale, sui suoi bisogni e sulle sue difficoltà valgono le tematiche prevalenti che vengono proposte dal cittadino. In primo luogo, quindi, la necessità di beneficiare di una azione di formazione, di approccio alla trasformazione digitale che per esempio il sistema camerale affronta con i punti impresa digitale. Sono oltre 500.000 le imprese che sono entrate in contatto con le Camere di Commercio e verso le quali ha preso avvio un lavoro di abilitante e di orientamento verso i temi della trasformazione digitale. Concludo quindi evidenziando alla vostra attenzione la necessità che le pubbliche amministrazioni, soprattutto quelle a carattere locale, affrontino in una logica trasversale e attraverso un forte dialogo istituzionale sul territorio i principali progetti di trasformazione digitale. Buon lavoro a tutti. Grazie, grazie mille ad Andrea San Marco, vice segretario generale di Unioncamere.
Sappiamo bene che le camere di commercio sono gli enti che sono tra gli enti che si sono maggiormente aperti alla digitalizzazione proprio nell'ottica di un miglioramento dei servizi e dei rapporti con i cittadini. Diceva bene il dottor San Marco perché ci sono molti amministratori a seguirci, ci sono molti amministratori centrali e locali che ciascuno dei quali sta portando avanti magari un progetto, almeno un progetto relativo proprio alla digitalizzazione dell'APA, sempre dicevamo nell'ottica del miglioramento del rapporto con i cittadini. Per cui Formez conosce bene questo tipo di realtà. Quest'anno Formez si avvia verso il 60° anno di attività, 60° anno dalla nascita, per cui un pochino di esperienza da questo punto di vista e di conoscenza del tessuto c'è. Io ritornerei un attimo dal dottor Alessandro Valenza di GF Italia per ritentare appunto il suo intervento, sperando che abbia risolto problemi tecnici che prima si erano palesati. Dottor Valenza? Eccoci, Speriamo, mi sentite? adesso ci siamo. Sì, Ok, prego. prego. Allora, io ringrazio tutti innanzitutto per l'occasione di raccontarvi il nostro documento che abbiamo redatto col supporto di Formez e degli altri partner di GF Italia. Qual è l'obiettivo del documento? E qual è stato il modo con cui noi abbiamo fatto il documento? Ma sostanzialmente il documento è una specie di focus group in cui abbiamo messo intorno i soci di GF Italia, che sono tra l'altro i più importanti player della transizione digitale in Italia, quindi Unioncamere, Confindustria Digitale, il Ministero per l'Innovazione, l'INPS, il Politecnico, Nokia. E abbiamo con loro cercato di condividere il rapporto DESI, chiedendogli proprio a loro di spiegarci e di vedere dalla loro prospettiva quello che quei numeri ci danno. Perché chiaramente quando il rapporto DESI arriva in Italia è un po' come quando Pierino porta la pagella a casa, c'è cioè un momento un po' di gelo e si cerca un po' di capire quello che vogliono dire quei numeri. E con questo approccio noi abbiamo cercato di arricchire e contribuire al dibattito pubblico che c'è. Cosa vuol dire per noi, DESI, al di là dei numeri e dei grafici che ci sono nel rapporto? E l'abbiamo fatto interagendo con i nostri associati, toccando appunto i quattro temi fondamentali del documento di DESI, che sono il capitale umano, la connettività, l'integrazione delle tecnologie e servizi pubblici digitali. E abbiamo messo attorno a un tavolo in differita virtuale e abbiamo chiesto, secondo voi, partendo da quel numero, cosa ci dice quel numero? E l'abbiamo fatto innanzitutto, voi troverete nel documento una prima forma di contestualizzazione di quel dato. Noi ci troviamo spesso quando leggiamo il numero e i grafici di DESI e i ranking a una situazione in cui l'Italia è ultima, penultima, non nelle migliori classifiche, però è spesso la comparazione dell'Italia è con paesi che hanno dimensioni problematiche molto minori. Quindi noi abbiamo fatto una prima operazione per cercare di contestualizzare quell'indice e di capire quell'indice rapportandolo ai soggetti che sono più simili a noi. Perdonatemi una battuta, ma certi soggetti che certi paesi membri dell'Unione Europea con cui noi ci rapportiamo hanno una popolazione di Roma l'8 agosto. Quindi confrontare un paese di 56 milioni di persone come il nostro con la Lituania, l'Estonia, Cipro, sicuramente è un confronto che non ci dà degli spunti operativi. Cercare di razionalizzare e filtrare quell'indice è un punto di partenza e voi trovate questo nel nostro documento. Seconda parte della nostra chiacchierata con i nostri amici è stato quello di cercare di chiedere a loro, oltre alla loro prospettiva, cosa possiamo fare. Cosa possiamo fare per cambiare la situazione? Ci sono delle idee, quali sono i punti di svolta? E il terzo punto è sostanzialmente, è stato quello di cercare di, anche grazie al loro aiuto, di identificare delle buone pratiche, che voi non troverete nella mia presentazione oggi, troverete nel documento, quindi non faccio spoiler, siete costretti ad andarvelo a leggere, ma sono probabilmente
uno degli aspetti più qualificanti del documento, perché è la parte dove troverete gli elementi più, che possono più portare un'ispirazione concreta e operativa. Partiamo dal capitale umano. Qui abbiamo interagito con Anna Carbone, che è la professoressa del Politecnico, e Giuseppe Iacono, che è il coordinatore di Repubblica Digitale. Io non commenterò i dati, i dati si commentano da soli, però cercherò di spostare e focalizzare il tempo che ho negli spunti fondamentali che hanno dato i nostri amici. La professoressa Carbone ci ha detto sostanzialmente una cosa molto interessante. Cioè, noi è vero che abbiamo un problema di saperi, abbiamo un problema di saperi molto specialistici, abbiamo un problema anche di saperi diffusi. Sugli specialistici noi affrontiamo, scontiamo un problema culturale della nostra accademia, della nostra università. Il digitale è di per sé un interdisciplinare, è il modo con cui noi mettiamo insieme e incrociamo saperi diversi. La nostra università ancora in realtà è abituata a trattare le varie discipline in maniera separata, come diceva prima San Marco, in silos. Questo è un elemento che non aiuta a sviluppare una cultura digitale a livello delle alte conoscenze e delle conoscenze specialistiche che servono a un sistema per essere competitivo. Ma non è solo a livello dei saperi alti che serve una conoscenza, ma anche serve, è un problema di cultura. Noi affrontiamo soprattutto in Italia il problema del digitale come un problema specialistico, è una nicchia, una parte, una tecnologia. Non abbiamo ancora fatto nostro il fatto che il digitale è un elemento, ormai è l'humus con cui noi svolgiamo le nostre attività professionali, extraprofessionali, eccetera. La consapevolezza che il digitale è il nuovo uno dei mezzi, degli ambienti necessari per l'erogazione dei nostri servizi, per la nostra vita sociale, per la nostra cittadinanza, questo è un elemento culturale e qui bisogna fare molto lavoro. E questo è uno dei messaggi fondamentali che ci dà Iacono. Se poi ci spostiamo alla connettività, noi abbiamo avuto il piacere di interagire con un'associata di EGF che è la dottoressa Giuseppina Di Faggio, lei è l'amministratore delegato di Nokia. E anche qui è un elemento molto interessante. Noi ci aspettavamo un elemento di difficoltà proprio sul dato infrastrutturale, e invece la dottoressa Di Faggio ci ha spostato il tema sul fatto che sì, le infrastrutture sono importanti, i finanziamenti sono importanti, ma soprattutto è importante avere dentro le grandi operatori internazionali, i grandi operatori di servizi di telecomunicazione, le capacità, le competenze, gli ingegneri, gli informatici che possono fare questo lavoro in maniera. E quindi anche qui torniamo un po' al leitmotiv che mi sembra essere quello dell'incontro di oggi, il capitale umano. Dalla connettività ci spostiamo all'integrazione tecnologica. Qui abbiamo uno dei nostri ospiti, che è stato anche una delle persone che abbiamo coinvolto nelle nostre chiacchierate, il dottor San Marco, che è partito proprio da uno dei temi, cioè che trattavo anche adesso, la fragilità del nostro tessuto. Implica che oltre a contribuire dal lato dell'offerta, quindi delle reti, bisogna anche lavorare con le imprese, dentro le imprese. Abbiamo imprese piccole, abbiamo imprese fragili, che possono non cogliere le opportunità che vengono dal digitale, non integrare le tecnologie che vengono da lì. Voi immaginate solo di questi giorni, no? Di questi mesi, l'impatto dell'intelligenza artificiale su anche il settore della produzione e delle imprese, no? Ma non è un problema solo di opportunità, è anche un problema di rischi. E questo è stato uno dei moniti che ci ha lasciato il dottor Bedani quando ha parlato che proprio questo tessuto così fragile, così composito delle nostre imprese, è esposto al rischio del cybercrimine e quindi il tema della cybersecurity. Anche qui un lavoro di sensibilizzazione. La cybersecurity è un rischio, è un problema, è un elemento da tenere in considerazione. Il cybercrimine è un rischio, è un problema. Ultima delle dimensioni del DESI è appunto il discorso dei servizi alle imprese. Mi perdono per l'errore nella slide. Qui abbiamo contattato, è partecipato un altro associato di IGF che è il dottor Massimiliano D'Angelo. E anche qui un tema fondamentale è questo: le amministrazioni pubbliche possono fare ottimi servizi. È stato un caso appunto nel Covid, la celerità con cui abbiamo adottato lo SPID, ma un elemento fondamentale è che poi questi servizi
vengono fatte dalle persone. E l'amministrazione pubblica ha una difficoltà strutturale nel tenere i talenti e nel tenere le persone. Noi, diceva il dottor D'Angelo, formiamo persone, li mettiamo, formiamo un'esperienza facendoli gestire big data, eccetera, ma poi non riusciamo a trattenerli, non solo per un motivo economico, ma anche per un motivo strutturale, di stimoli, di capacità, di progressione di carriera, che in questo momento nella nostra amministrazione non riusciamo a offrire come dovremmo. Sintetizzando quindi, se noi dovessimo capire, è un po' gli interventi che mi hanno preceduto hanno fatto lo spoiler. Io pensavo che quando avevo scritto questa slide pensavo di dire una cosa eccezionale, ma in realtà penso di dire una cosa piuttosto conosciuta e ovvia. Una pubblica amministrazione ha bisogno di competenze e conoscenze dentro, ha bisogno della capacità di attirare talenti e di tenerli. Questo necessita non solo un migliore remunerazione, necessita proprio di cambiare il modello organizzativo dell'amministrazione. Un'impresa per riuscire a sfruttare le opportunità e a evitare i rischi, ha bisogno di una conoscenza digitale orizzontale all'interno delle sue funzioni. Infrastrutture non bisogna solo, non si possono solo appoggiare cavi o piantare tralicci, bisogna poi che ci siano persone che le utilizzano. Tutto questo ci dice che il problema fondamentale alla radice, se dovessimo costruire come fanno i programmatori l'albero dei problemi, il nostro problema fondamentale è la carenza digitale proprio del capitale umano. Ma se noi volessimo rovesciare dall'albero dei problemi all'albero delle soluzioni, allora vedremo che in realtà la chiave di volta è proprio investire sul capitale umano, investire sul capacity building. Una grossa azione di capacity building a livello nazionale che ci permetta di rendere più smart la pubblica amministrazione, riuscire a coinvolgere le imprese in un continuo dialogo sul digitale, di portare al centro del discorso politico, del discorso pubblico, il tema, come ci diceva il coordinatore di Repubblica Digitale, questi sono gli elementi, le chiavi di volta per colmare quei grafici della pagella di Pierino che dicevo prima. Questo è l'elemento che ci può cambiare e lo possiamo fare perché abbiamo gli strumenti per farlo, sia dal punto di vista delle risorse, sia dal punto di vista delle capacità. Grazie dell'attenzione. Grazie al dottor Alessandro Valenza di IGF Italia per questo approfondimento esaustivo, breve ma esaustivo, 10 minuti pieni di concetti, tra cui ho estrapolato, all'interno dei quali ho estrapolato un paio di frasi che sono soprattutto quella di cambiare modello organizzativo, per esempio, per trattenere i migliori talenti, e la parte relativa invece all'integrazione delle tecnologie che non può essere limitata all'offerta di integrazione di tecnologia, ma che deve tenere presente soprattutto la domanda alla base. Quindi questa è una citazione del professore di Andrea San Marco, che è stato il relatore precedente. Adesso ci avviamo verso le conclusioni con Alessandro Benzia, che è direttore dello sviluppo del capitale umano, proprio ricollegandoci a quanto detto da Valenza, e della innovazione digitale di Formez PA. Io cederei a proposito la parola ad Alessandro Benzia, prego. Allora, buongiorno, intanto grazie per l'invito, per lo straordinario momento anche di riflessione su alcuni temi che sono essenziali e non banali. Cercherò di stare nei limiti dei tempi che mi sono stati suggeriti spintaneamente, conoscendomi, visto che sono abbastanza attento alla materia e particolarmente i temi lanciati sono di grande interesse e potrebbero essere approfonditi all'infinito. Cosa vediamo oggi? Io cercherò di essere molto rapido, un po' di punti che possono essere utili anche a eventuali ulteriori momenti di riflessione successiva a quello di oggi. Intanto una breve introduzione, un po' un contesto di riferimento. Devo dire che ho letto con interesse alcuni elementi che sono stati gli interventi precedenti, quindi ci danno già degli spunti significativi. Le diverse riforme sulla digitalizzazione,
è un tema, non è nuovo, ed è dibattuto nel tempo in una sorta di ricerca costante al corretto equilibrio tra back office, soluzioni di back office, front end, sviluppo della formazione, sviluppo delle competenze digitali, capitale umano. L'innovazione tecnologica e la semplificazione amministrativa, elementi che sono coerenti, l'innovazione digitale, la tecnologia hanno un impatto straordinario sui processi e sulle procedure all'interno delle pubbliche amministrazioni. Stolto è colui che pensa di mettere banalmente un software per risolvere un problema, mentre invece le questioni devono essere ovviamente le migliori best practices ci raccontano questo. Alcuni elementi di rischio cosa dobbiamo considerare? Gli elementi invece che riguardano più il formez, cioè temi di formazione, semplificazione e innovazione digitale. In particolare toccheremo uno degli elementi probabilmente più interessanti, che è un progetto fatto su indirizzo e sull'intuizione anche del Dipartimento della Funzione Pubblica, che riguarda i soggetti più deboli che riescono difficilmente a vincere la sfida da soli dell'innovazione digitale, che sono i piccoli comuni al di sotto dei 5.000 abitanti. Una particolarità che poi, su cui poi entrerò anche qui rapidamente, che è l'utilizzo ovviamente dell'intelligenza artificiale all'interno di strumenti di back office utili a definire e in qualche misura poi ad aiutare l'amministrazione a compiere atti di carattere amministrativo. E poi in ultimo le conclusioni. Banalmente il tema dell'introduzione, vediamo se mi aiuta. Grazie. Introduzione, insomma, la digitalizzazione negli ultimi anni ha evidentemente cambiato radicalmente anche non solo la modalità in cui lavoriamo. Alcuni spunti sono stati fatti proprio in merito all'accelerazione dell'utilizzo delle nuove tecnologie, grazie, diceva il dottor San Marco, grazie, ahimè, anche alla situazione pandemica che abbiamo di recente vissuto, l'elemento dello smart working, la possibilità di poter operare tramite tecnologie abilitanti e poter procedere a fare, comunque dare una continuità amministrativa. Le competenze digitali, c'è ormai incardinata, sono indispensabili a garantire la qualità dei servizi offerti ai cittadini. Ovviamente, dicevamo, la parte significativa è quella di utilizzare gli strumenti digitali coerenti con elementi di semplificazione amministrativa. Negli ultimi anni quindi la pubblica amministrazione ha subito una profonda trasformazione grazie all'introduzione delle nuove tecnologie e all'adozione di soluzioni digitali. Questo cambiamento è stato motivato certamente dalla necessità di semplificare i processi amministrativi, di rendere più efficiente l'erogazione dei servizi e migliorare la comunicazione con i cittadini. Il concetto antico di customer centricity. Questo ha determinato soluzioni tecnologiche anche estremamente diffuse ormai, come il sistema pubblico di identità digitale, qualcuno l'ha citato, SPID, così come altri elementi, altri strumenti che sono ormai diventati quasi ordinari. Fai tu? Un po' il contesto di riferimento. Tutto a posto. Ok. Negli ultimi anni, quindi dicevamo, la pubblica amministrazione ha subito elementi di trasformazione, ma non è soltanto, è un tema che non riguarda solo la pubblica amministrazione. Negli ultimi anni abbiamo visto che in qualche misura anche il mercato libero governato dal capitale, insomma, e dalla competizione, ha dovuto modificare negli anni anche la propria struttura, con effetti di trasformazione sulle strategie, sulla configurazione organizzativa delle stesse imprese. Oggi, per effetto soprattutto dei vincoli europei sul bilancio nazionale, tali strategie sembrano corrispondere a nuove pressanti esigenze interne di rigore gestionale e al tempo stesso anche garantire elevata soddisfazione dei bisogni degli utenti. Questo è uno dei principali elementi cardine in questo processo di cambiamento, per cui anche la pubblica amministrazione deve operare secondo elementi che non sono misurati tramite soltanto l'adeguatezza
della coerenza e dell'oculatezza delle spese del denaro pubblico, ma soprattutto della sua percezione in termini di efficacia ed efficienza dei servizi offerti. Nel tempo ci sono state diverse processi di riforma, io ne ho citate qualcuno, in particolare mi faceva un po' sorridere il riferimento che aveva fatto il dottor San Marco proprio sul concetto che mi ha portato al 2001, il tema degli eventi di vita. Se chi ricorderà il piano di governance nazionale del ministro Stanca di allora, aveva proprio cercato di inserire due basket significativi, gli eventi di vita per il cittadino e gli eventi di vita dell'impresa. Devo dire che quel piano di governance non ha portato particolari risultati. Nel tempo, devo dire, ci sono state una serie di ulteriori elementi, ulteriori azioni che sono in qualche misura più o meno banalmente quelle elencate, ma bisogna dire che in questo momento effettivamente, anche come veniva anche segnalato dagli interventi precedenti, la pubblica amministrazione nei fatti sta incominciando a procedere sulla giusta strada. Perché si sta ponendo un problema che era in qualche misura a volte non messo al centro dell'attenzione, la necessità di non solo di interloquire con gli stakeholder, ma mettere al centro in maniera quasi olistica quelli che possono essere i problemi in qualche misura necessari, e grazie alla digitalizzazione, alla semplificazione, nonché alla formazione, considerare quelli tre assi principali di intervento condiviso e spedito rispetto alle necessità. Non a caso su questo dobbiamo ricordare anche gli strumenti che in qualche misura, anche sono più o meno di recente, sono stati inseriti all'interno della pubblica amministrazione, oltre ai percorsi di riforma, che sono il codice dell'amministrazione digitale, che dà dei vincoli e in qualche misura impatta anche sull'organizzazione delle amministrazioni. Così come invece strumenti utili, dicevamo prima SPID, ma il tema dell'utilizzo ad esempio di PagoPA, così come SPID, che hanno prodotto in qualche misura delle semplificazioni di relazione tra l'amministrazione e in qualche misura il cittadino. In merito all'innovazione tecnologica e semplificazione amministrativa, dicevo prima, non mi tratterrò molto, poi credo che queste slide verranno poi eventualmente prodotte, soltanto alcuni elementi che possono essere di riflessione. L'utilizzo di strumenti digitali può e deve consentire una maggiore rapidità dell'efficienza e la trasparenza nell'erogazione dei servizi pubblici, migliorando la qualità del rapporto tra cittadini e amministrazione. Questo è un punto essenziale. E questo che in qualche misura aiuta a poter definire un sistema di utilizzo coerente e sapiente dell'innovazione digitale all'interno di una pubblica amministrazione, far mettere al centro in qualche misura il concetto, dicevamo, del cittadino, in una relazione che in qualche misura sia facile tra la pubblica amministrazione e gli stakeholder, impresa, si veniva citato precedente lo sportello unico attività produttive, che tanti benefici nel tempo comunque ha prodotto, fino ad arrivare effettivamente alla facilità della relazione negli aspetti formali e burocratici che spesso sono incomprensibili a chi in qualche misura non ha la possibilità di entrare o non ha gli strumenti per poter fare quegli elzeviri straordinari che spesso purtroppo le norme, la festellarsi norme impongono al cittadino. Ovviamente necessario l'altro punto è la semplificazione dei processi amministrativi, la semplificazione delle procedure burocratiche può e deve consentire un risparmio di tempo e di risorse sia per i cittadini ma anche per gli stessi dipendenti pubblici. E poi l'utilizzo anche di novità, anche recente, che è il concetto di partecipazione. Non lo fanno tutte le amministrazioni, però come state vedendo lo strumento di utilizzo di strumenti digitali permettono di avere una relazione tra il pubblico e il privato, insomma, in una maniera più facile tramite, ad esempio, strumenti di social network che possono in qualche misura facilitare, anzi permettere alla pubblica amministrazione di in qualche misura di ascoltare quelli che possono essere eventuali elementi di suggerimento.
Quali sono i rischi? I rischi sono stati citati in precedenza. Cosa dobbiamo considerare? Intanto, ovviamente, per procedere a fare in modo che, che il processo di trasformazione continui nel tempo, devo dire, io ho visto il rapporto sulle government 2022 fatto dall'ONU, noi siamo scesi al 37esimo posto. Non vuol dire che siamo scesi noi, può essere che qualcuno si sia accelerato, però è evidente che ancora questa sfida è una sfida che deve essere portata avanti con grande determinazione, considerando, dicevamo prima, in un processo quasi olistico, considerando il tutto e non soltanto la parte parziale o soltanto una particolare o solo una particolare parte della, come dire, della lettura tutto tondo che è obbligatoria. Uno, ovviamente, dobbiamo considerare la resistenza al cambiamento. Le riforme sulla digitalizzazione richiedono un cambiamento culturale, organizzativo, che potrebbe non essere facilmente accettato sia dai dipendenti pubblici che dai cittadini, quindi dobbiamo accompagnare questo percorso tramite anche i sistemi di formazione. È lì che la formazione diventa un elemento essenziale. Problematiche di sicurezza, qualcuno l'ha citato, l'implementazione di strumenti digitali può, e lo stiamo vedendo, comportare rischi di sicurezza informatica e privacy dati personali. Abbiamo visto solo nel 2017 l'introduzione, ad esempio, del DPO, del Data Protection Officer, il GDPR come elemento, come dire, compliance, a cui tutte le amministrazioni devono sostanzialmente, non solo, devono sostanzialmente essere coerenti e ai fini della tutela del dato. Disomogeneità delle competenze, disomogeneità delle competenze digitali dei dipendenti pubblici, e anche qui bisogna investire in questo caso su elementi di formazione. Avete sentito nel video introduttivo il numero straordinario fatto dal 2021 in modalità completamente digitale, l'utilizzo di tablet, addirittura fino a 20.000 tablet in contemporanea su una sola sessione di procedure concorsuali, vuol dire nuove risorse, nuove competenze che entrano nel pubblico, però non dobbiamo dimenticare chi ha esperienza, chi ha competenze, e anche lì l'operazione straordinaria è quella di, uno, di non disperdere quelle competenze che sono potenzialmente in uscita, quindi fare un'operazione di cosiddetto age management. Dall'altra parte, fare in modo che comunque, anche nei processi di evoluzione della pubblica amministrazione, il personale, come dire, che non ha quel tipo di competenze possa essere accompagnato in modo tale da poter acquisire elementi necessari e significativi. E poi i costi di implementazione, ovviamente questi sono elementi che devono essere considerati, quindi bisogna fare forti investimenti in termini di risorse sul tema della tecnologia, formazione, competenze, upskilling, come dire, delle risorse della pubblica amministrazione, e poi aprire l'ulteriore elemento che è quello della digitalizzazione, che deve considerare anche un supporto in termini di accessibilità e di inclusione. Noi banalmente abbiamo fatto questo percorso con il Dipartimento della Trasformazione Digitale, un progetto che si chiama CEDI, e al centro non c'è il dipendente della pubblica amministrazione, ma al centro c'è il cittadino. Quindi cercare di accompagnare anche chi non ha quelle competenze a fare percorsi per acquisire, abbiamo fatto 30 video lezioni, insomma stiamo partendo in questo momento per accompagnare anche chi in qualche misura oggi, per questioni anagrafiche, per questioni culturali, può vedersi distante rispetto a questo elemento. Quindi riuscire in qualche misura del compito del pubblico a fare in modo che ci siano le condizioni di accompagnare tutti, non lasciando nessuno escluso. Prossima slide, cortesemente, scusami. In questo caso la formazione, io do qualche dato che può essere utile. Formez, sulla formazione, devo dire, nel tempo, veniva raccontato, ha un percorso straordinario, ma soltanto gli ultimi dati ho inserito. 2020 abbiamo fatto un'erogazione di corsi per una formazione di 456 corsi, per una formazione totale di 10.935 partecipanti, ovviamente verso la pubblica amministrazione. Al centro ci sono tre temi: uno è la digitalizzazione, quindi transizione digitale, la seconda cosa è la parte della semplificazione amministrativa, e poi un'altra parte di supporto è stata sui fondi europei.
Solo il dato di giugno 2022 ci racconta una storia che è ancora più interessante, perché il dato migliora straordinariamente. A metà già solo dell'anno passato, 6.645 partecipanti unici dei Moodle, 44.910 iscrizioni, 39.292 corsi iniziati, 37.741 corsi completati e attestati scaricati 29.668. Fuori da qualsiasi contesto questo potrebbe sembrare un numero più o meno interessante. Devo dire, il processo di formazione in questo caso, soprattutto su competenze digitali, e a breve stiamo a questo punto sempre tramite il Dipartimento della Funzione Pubblica, e questo per chi citava i fondi PNRR, stiamo partendo su progetti straordinari che è proprio legato al tema della formazione per la pubblica amministrazione, non centrale, non solo periferica, ma per tutti i dipendenti pubblici, su fondi che sono PNRR. È un progetto complessivo di 139 milioni di euro, su cui partecipa il Formez insieme alla SNA, ovviamente sotto l'egida e l'indirizzo e il coordinamento del Dipartimento di Funzione Pubblica, ma che fa piena scopa con quelle che sono state le tendenze anche rispetto all'investimento complessivo e all'allocazione di risorse nei fondi di PNRR proprio sulla formazione, su cui noi siamo la seconda regione d'Europa per investimenti in PNRR sulla formazione, così come subito dopo la Spagna. La cosa che dobbiamo tenere in considerazione è che i paesi che investono meno, ovviamente perché probabilmente hanno anche un background probabilmente un po' più robusto, mi viene in mente la Francia o la Germania, quella parte di formazione, quell'investimento in PNRR in formazione è punta totalmente sulle competenze digitali. Chiudo con FAST. Perché FAST ritengo che sia uno degli elementi più significativi? Perché chiude in un progetto articolato tutte quelle dimensioni che in questo momento abbiamo detto in pratica e in opera. Cioè entra sull'accompagnare gli enti locali per sulla micro progetti di trasformazione digitale, aiuta gli enti locali al di sotto i famosi piccoli comuni, dicevamo al di sotto dei 5.000 abitanti, nel ridurre i tempi e i costi dei procedimenti, cercando a questo punto di operare dal punto di vista della semplificazione amministrativa, ma soprattutto non dimentica una parte sostanziale, che è quella di soluzioni IT dal punto di vista di back office. È stata già data, e a breve è in fase di rilascio, intanto una piattaforma di Log Management, ma a questo punto una soluzione di cosiddetto Legal Desktop, l'ultima, che utilizza, dicevamo, elementi di intelligenza artificiale. Cioè, qual è il limite significativo spesso di un piccolo ente locale? Che seguire gli elementi normativi, seguire le trasformazioni nazionali, i processi, le eventuali leggi regionali, insomma, rischia spesso di avere poi un atto amministrativo, non avendo, e devo dire la verità, un dato che ci ha fornito proprio il Dipartimento di Funzione Pubblica, avendo i piccoli comuni al di sotto dei 5.000 abitanti, solo il 30% ha un segretario amministrativo, quindi in qualche misura ancora qui rientriamo su un processo generale di carenza a volte di risorse non soltanto tecniche ma anche amministrative che possono accompagnare la pubblica amministrazione. E in questo caso noi aiutiamo nei fatti tramite l'intelligenza artificiale a costruire un provvedimento amministrativo. Non è banale questo, perché questo vuol dire integrarsi tramite la richiesta di linguaggio naturale a tutta una serie di banche dati, cercando di fornire comprendendo il livello semantico qual è l'atto a cui si sta lavorando, e a questo punto cercare di dare, come dire, un modello utile alla definizione degli elementi amministrativi. Non entrerò nei dati, diciamo che in questo caso abbiamo 434 comuni che stiamo fornendo, che non è poco, perché stiamo ragionando su un atto di progetto che doveva essere di circa 100, ma abbiamo deciso, anzi l'indirizzo insieme al Dipartimento è stato proprio quello di abbracciare tutti i 434 comuni che hanno dato questa disponibilità, per poi arrivare a questo punto alla definizione
alla definizione di un progetto che a questo punto verrà rilasciato a breve. In ultimo, le conclusioni. Che dire? La modalità per poter vincere questa sfida è sostanziale. È quella di occuparsi ovviamente dei problemi concreti e soprattutto avere una visione, dicevamo prima, olistica, cioè dell'articolazione complessiva e dell'impatto rivoluzionario delle tecnologie che in qualche misura rischiano di essere risorse a basso ritorno se non vengono inserite all'interno di un contesto. Ok, io ringrazio tutti e credo di aver della disponibilità. Grazie mille ad Alessandro Benzia. Siccome siamo alle 13, siamo all'ora puntuale, io prenderei giusto qualche minuto, perché abbiamo cominciato con il concetto di competenze digitali introdotto dal presidente Fantinati e abbiamo chiuso il cerchio con le competenze digitali di cui ha parlato proprio Alessandro Benzia. Proprio a Benzia io vorrei rivolgere questa domanda che ci scrive Luciano Junior Trani, che ci scrive: la forte spinta all'uso di strumenti come SPID e firma digitale non rischia di farci traslare sul piano digitale i peggiori aspetti della nostra burocrazia e sviarci da un obiettivo urgente che emerge dal DESI e Human Capital, cioè la necessità di incrementare le basic digital skills rispetto alle quali risultiamo ultimi insieme a Romania, Bulgaria e Polonia? Chiederei una risposta di massimo 4 minuti. No, ma anche ancora più breve, cioè stiamo confondendo le tecnologie con modelli, c'è poco da ragionare, cioè la tecnologia è un elemento abilitante e facilita, ci sono elementi di modelli e questi devono essere messi in discussione, ma questo siamo d'accordo. Ecco perché dico che in qualche misura è un costante e acquisire quelli che sono elementi, come dire, cosiddette best practices nel tempo, che non si sono poi diffuse e all'interno della pubblica amministrazione. Ci sono delle condizioni per cui noi dobbiamo necessariamente capire qual è il modello più adatto alla pubblica amministrazione. Ritorno al concetto: la burocrazia vuol dire fare un processo invece di trasformazione in termini di semplificazione. È un vantaggio sia per la pubblica amministrazione, ma è un vantaggio anche per, non solo per i cittadini, ma la pubblica amministrazione oggi vive su diventando essa stessa. Io torno un po' a quello che diceva anche il dottor San Marco: la pubblica amministrazione ha l'esigenza oggi necessaria di essere attrattiva dal punto di vista del territorio, perché quello vuol dire ritorni e ristori dal punto di vista economico che possono in qualche misura, oltre a essere elementi attrattivi magari dal punto di vista turistico, ma sostanzialmente avere figure stanziali, quello permette di riuscire poi a fare degli investimenti robusti e non avere difficoltà dal punto di vista economico che spesso i piccoli comuni hanno. Comuni in default sono innumerevoli, ma certo noi dobbiamo considerare, come dire, questo all'interno di un sistema e uno schema. Qual è l'elemento di novità di questi anni nella pubblica amministrazione? Che la pubblica amministrazione ha una certezza che non sa che non è più quello. Non sa ancora cosa deve essere, e questo è in questa ricerca, come dire, identitaria. Nei fatti oggi, ecco perché dico ragionare sui dati, il rapporto del Formez, la nostra capacità di avere comunque una visione molto più complessa, perché operiamo a supporto delle pubbliche amministrazioni centrali, locali, piccoli territori, dicevo, il contatto diretto con i piccoli comuni, se vogliamo, è di novità. Ecco perché il Formez è sempre spinto nelle sfide più significative, dallo sportello unico alle attività produttive, fino ad arrivare oggi a cercare di mettere l'intelligenza artificiale non per moda, ma semplicemente perché deve essere utile, aiutare a essere più efficace dal punto di vista dell'atto amministrativo. Quindi un discorso dei modelli è un discorso della tecnologia.
Grazie Alessandro Benzia. Siamo in chiusura, ci dispiace non poter rispondere a tutte le domande, le tante domande che sono pervenute. Vorrei ringraziare tutti, innanzitutto tutti coloro che ci hanno seguito e tutti ovviamente i relatori, a partire da Vincenzo Testa che ha guidato il gruppo, il Centro Studi Attività Internazionale di Formez PA, che ha redatto il rapporto Formez 2022, poi da IGF Mattia Fantinati, presidente, e Alessandro Valenza, Andrea San Marco, vice segretario generale di Union Camere, oltre chiaramente ad Alessandro Benzia, che è direttore della direzione sviluppo capitale umano e innovazione digitale di Formez PA. Vorrei ricordare solamente che all'interno della chat la nostra Stefania Mulas ha lasciato il link a cui domani saranno disponibili sia la registrazione che i materiali mandati in onda in questo webinar, e vorrei ricordare che il prossimo webinar, cioè il 28 di febbraio, martedì 28 febbraio, dunque martedì prossimo, avrà a tema le aree interne, e che ovviamente tutte le notizie, tutte le comunicazioni saranno disponibili sul nostro sito formez.it e sui nostri ovviamente canali social, da Facebook a Instagram, a Telegram, a LinkedIn e via dicendo. Grazie a tutti e alla prossima. Grazie, buon lavoro. Grazie.